Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con il primissimo video commento su Temptation Island VIP. Ovviamente ieri sera è andata in onda la primissima puntata su Canale 5, campione d'ascolti, programma più visto d'Italia con oltre il 19,86% di share. Ed oggi andremo a parlare tutti insieme di quello che è successo passo per passo. Ma se ancora non avete capito quali coppie fanno parte di questa edizione, vi lascio il mio video di presentazione appunto qua da qualche parte, così potete andare un po' a capire quali sono questi pseudo VIP che partecipano quest'anno e poi tornate qua così saprete di chi sto parlando. Allora, questa puntata è iniziata nei migliori dei modi perché appunto una delle coppie, Sossio e Ursula, che io ovviamente vi ho sempre detto che ci avrebbero dato molta soddisfazione, hanno già iniziato a litigare ancor prima di approdare nel villaggio, quando erano tutti insieme nella barca video. Così se sbaglio c'ho l'alibi che io invece penso è per questo che io ho sbagliato. Io ho sbagliato solo per questo. Io invece penso il contrario, devi frequentare. Quindi ma ci conosciamo un po', come stai uscendo? Non ho detto che non. Cioè tu vuoi andare a vivere a casa di una sconosciuta? Tu mi hai detto. Ho detto che tu vuoi venire a vivere con me? Ho detto. Ma hai bisogno di una casa allora? Hai bisogno di una casa? Che cosa hai bisogno? Casa allora. Ora, con queste premesse, secondo voi, un succederà al peggio bordello? Sì che succederà, perché infatti dopo nemmeno 12 ore Sossio nel villaggio con tutte le varie tentatrici, qua alla domanda di una di loro, ma tu sei innamorato di Ursula, risponde di no. E poi inoltre, quando una delle tentatrici gli domanda ma ti potresti fidanzare qui dentro, gli dice ma chissà, molto probabilmente. Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando? Ovviamente Ursula è andata subito nel pinnetto a vedere tutte queste cose e si è ovviamente incazzata. Però io mi domando, questa storia d'amore, se così la possiamo chiamare, secondo il mio modesto parere è già finita prima di entrare dentro il programma, quindi perché avete fatto questo? Per fare le figure di merda? Noi intanto ringraziamo, però secondo me era una cosa che si poteva evitare. Sossio si è già dato alla pazza gioia, ballando un po' di baciata, facendo vedere i suoi costumini a mutandina super fluo, e mentre quell'altra tutta incazzata ripete ovviamente le solite tre cose: che schifo, è un animale, è uno schifo d'uomo. E anzi quattro, perché poi dice ma questo allora voleva dormire solo con me, voleva solo una casa perché vuole vivere con me, gli ho fatto conoscere i figli e tutto e fa schifo. Allora ragazzi, ma dove vuole andare? Dove vuole andare questa coppia? Ursula, che comunque una cretina, perché cioè bisogna andare a Temptation Island per capire che Sossio è una testa di C. Dai, si capiva benissimo già Uomini e Donne Over. Io però non aspetto altro che finisca il programma, perché così loro andranno ospiti a Uomini e Donne e Tina Cipollari gli farà un culo così a tutte e due. Adoro, adoro, adoro. Ma la vera protagonista di ieri sera è stata ovviamente la più VIP di questa edizione, Valeria Marini. Valeria Marini entra con il fidanzato Patrick perché appunto, siccome si sono rimessi insieme da poco, vogliono capire se questa seconda possibilità può avere una chance in futuro oppure no. Fatto sta che lei appena vede Ivan il Terribile impazzisce, ormoni ovunque e direi anche chiamate la scema, perché si è presa lo spagnolo più buono di tutti. E anzi, a questo punto io direi via con il video presentazione di Ivan. Mi è venuto caldo, ragazzi, mamma, ma è buono, 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 buono. E Valeria ovviamente non ha aspettato nemmeno un giorno, dopo 4 ore, anzi appena entrata nel villaggio già si era appartata con Ivan. Video. Perché mi guarda così? Dai, ti sta ascoltando. Io sono spagnolo di sangue caliente. Non so.
Perché in Spagna siamo così. Siamo latino. Sì. Detto questo, il fidanzato che ha appunto sverginato il pinnetto, e penso che ormai ci può mettere anche una brandina direttamente perché sarà fisso lì, è sgomento. Dice: ma io questa Valeria non la conosco, lei non è così. Però, ragazzo mio, ok, ci sei rimasto male, ok, sta un po' flirtando così, però dovresti conoscerla, è un personaggio televisivo. Se anche lui stesso, Patrick, dice non è così, non la riconosco, cazzo, arrivaci, sta recitando una parte, perché è in un programma TV, deve fare un po' di scalpore, secondo il mio modesto parere. Sta giocando Valeria Marini, non sta facendo un po' la zoccolina, ma sta semplicemente giocando, perché è in un programma in cui funzionano queste cose, e quindi ha preso la palla al balzo. Andiamo, ci arriverebbe persino un bambino, conoscendo un po' Valeria nei vari reality. E quindi è inutile anche rimanerci male. Fallo anche te, mio caro Patrick, così poi lei si ingelosisce e poi uscirete insieme. Su, non c'è bisogno di queste cose. Fatto sta che subito dopo 12 ore Valeria si è imboscata con Ivan nel bagno senza microfono. Chissà che cosa hanno fatto lì dentro. Arriviamo poi alla coppia Niloufar Giordano. Vi ricordo che tra i tentatori di Nilu c'è anche Nicolò, la seconda non scelta, cioè allora il secondo arrivato alla scelta sua durante il trono di uomini e donne. Io mi aspettavo subito un grande affiatamento con varie gelosie di Giordano, invece per il momento qualche parola qui e là e basta. Fatto sta, io so dalle anticipazioni che Niloufar e Nicolò si avvicineranno molto, e quindi non vedo l'ora di volare alto con questo trash. Ma oggi parliamo del video che ha visto durante il falò Niloufar riguardante Giordano. Alla stessa domanda di una delle corteggiatrici verso Giordano, ma te sei innamorato di Niloufar? Lui risponde ni. E lì io, ragazzi, veramente ci sono rimasto tipo di sasso, così ho fatto, sta scherzando? Cioè, hai passato tutto quello che hai passato, sei rimasto accanto a lei nonostante la presa per il culo durante il trono? E ora ti vieni a lamentare? No. Allora, se perdoni, chiudi tutto, non ci pensi più e vai avanti. Non che te mi dici: ok, io ti perdono, ti sto accanto, però ogni 3 secondi ti sto a rinfacciare il fatto che io ho fatto un errore e adesso non so se sono innamorato perché sei troppo gelosa o ti sei troppo appiccicata. Ma ringrazia il Signore che lei si è pentita di quello che ha fatto e quindi adesso ha capito di essere innamorata persa di te e quindi vuole stare con te, quindi fa di tutto per stare con te. Ma ringrazia il Dio. Quindi io questo, su questo Giordano mi è un po' calato, però vedremo nelle prossime puntate cosa succederà. Piccola menzione per la coppia Alessandra Andrea, che è stata pressoché invisibile, se non che Alessandra ogni volta che la inquadravano piangeva e io non ce la facevo più. Infatti, per chi mi dovesse seguire anche su Instagram ha visto che io ho fatto tutte le Instagram stories della puntata, ogni volta che inquadravano Alessandra lei piangeva e io bestemmiavo dietro. Ma arriviamo adesso a Stefano Bettarini e alla fidanzata giovanissima, 24 anni tipo, Nicoletta. Io non aspettavo altro che il confronto tra la Simona Ventura, Stefano e la nuova fidanzata dell'ex marito, e devo dire che Simona Ventura mi piace moltissimo come presentatrice in generale, mi è sempre piaciuta, però anche in queste nuove vesti di Temptation Island azzarderò qui, prenderò le peggio offese da parte vostra, però è un mio pensiero, Simona Ventura mi piace molto e molto di più di Filippo, ma può darsi che sia solo per l'esperienza, perché io ho visto Simona molto, molto attiva, molto presa, e che non è semplicemente una figura che dice ho un video per te, dice ho un video per te, ma sa anche coccolare, possiamo dire, quando ci vuole, ma anche cazziare quando ci vuole, ovviamente. E per quanto riguarda Nicoletta, quando ha iniziato a vedere dei vari video durante il falò di Stefano che giocava, che ballava, che prendeva le cose di qui e di là, bili, 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 bili,
Nicoletta ha iniziato a piangere e Simona le è andata proprio vicino e le ha detto: guarda, io lo so come ti senti perché ci sono passata anch'io e io non aspettavo altro che questo momento, e quindi video ve lo faccio vedere anche a voi. Io lo so come ti senti, Nicoletta, perché io lo so la persona difficile che è Stefano. Lo so che magari ci sono dei momenti in cui non ti senti mai all'altezza, in cui è difficile trovare una sicurezza. Detto questo, Simona Ventura super approvata alla conduzione, ovviamente poi fatemi sapere voi cosa ne pensate di lei qua sotto tramite commento. Arriviamo all'ultima coppia, perché sono entrati in sei, ok? Durante la metà della puntata sono iniziati i falò, no? Quelli divisi tra le donne e tra gli uomini. Fatto sta che nel falò erano cinque. Una coppia si era persa per strada e si tratta di Marcella e Fabio. E io per tutta la sera mi sono domandato: ma che fine hanno fatto questi Marcella e Fabio? Ma dove sono andati a finire? Tutta Italia se l'è chiesto, fino a quando Simona, quasi all'ultimo, nell'ultima parte di puntata, ha detto: ma vi sarete chiesti dove sono finiti Marcella e Fabio? Sì, sì, è tre ore. Fatto sta, primo falò dopo tre giorni, Fabio richiede il falò di confronto perché è pazzo, non lo so, secondo me è pazzo, è molto innamorato, un uomo super innamorato, ma un troppo innamorato, e del falò, ovviamente, come è successo per Temptation Island a luglio, ci farò il video reaction e quindi ve lo lascerò qui quando sarà pubblico, o se no lo andate a trovare sul mio canale così vi iscrivete anche. Insomma, per questa puntata è tutto. Come prima puntata mi è piaciuta molto, quindi io direi super top, qualche flop ma super top. Con le puntate che verranno ci divertiremo ancora di più, ne sono sicuro, perché ho letto qualche anticipazione e si vola altissimo. Fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate di tutto ciò. Mettete mi piace a questo video, condividetelo con chi volete, commentate, iscrivetevi sul mio canale e andatemi a seguire su Instagram, perché ogni settimana ci farò appunto la reaction live durante la puntata con le Instagram stories. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!